L'Associazione I Mastri Musici, con la direzione artistica del maestro Maurizio Mastrini, presentano il Festival Internazionale Green Music. Buonasera, benvenuti, è una serata speciale questa. Prima di tutto voglio ringraziare il Comune di Magione che ci ha permesso di organizzare questo evento all'interno del Festival Corrispondenze, nella figura dell'assessore Vanni Ruggeri. Un ringraziamento alla direttrice artistica Viola Luaresi che così ha sposato la nostra proposta. Un ringraziamento a Francesca Caproni, che pregherei di venire sul palco. Francesca, il filo è cortissimo, ti devi avvicinare a me. Tanto noi oramai le mascherine ce l'abbiamo, abbiamo fatto tutto il festival assieme. Grazie ancora Francesca, siamo alla chiusura di questo festival, è stata un'edizione per noi fantastica, perché basta che vi girate e vedete il successo, la gente che abbiamo avuto questa sera l'abbiamo avuta in tutti i concerti, dunque è stato veramente un percorso fantastico. Siamo orgogliosi di aver dato in un periodo di crisi la possibilità ad alcuni musicisti di esibirsi, andiamo e siamo orgogliosi di aver potuto elargire delle borse di studio, alcune risorse economiche che abbiamo raccolto nel nostro fondo sostegno a musicisti che erano un po' in difficoltà, e siamo soprattutto orgogliosi di aver visto tanta gente che ha voglia di seguire la musica. E questo grazie anche al supporto del Galla Trasimeno Orvietano e nella figura di Francesca. Grazie. Ok. Puoi fare. Grazie. Buonasera a tutti, grazie Maurizio come al solito. Noi questa sera è una doppia soddisfazione perché si incrociano due iniziative che abbiamo sostenuto, il Festival delle Corrispondenze e il Green Music Fest. Tra l'altro due iniziative che sono le prime a ripartire dopo questo stop legato al coronavirus, quindi cercheremo e speriamo, e sicuramente il successo che hanno avuto aiuterà il territorio a ripartire, questo è. Chiudiamo in bellezza con un grande artista, con il Green è stato veramente una cosa meravigliosa. Noi sono 3 anni che insieme al maestro Mastrini, che è ovviamente il nostro territorio, io ho la fortuna perché siamo tutti e due di Panicale, quindi che dopo tante cose che ha fatto nel mondo ha deciso di investire qui anche il suo tempo, la sua professionalità, e quindi noi non potevamo tirarci indietro, anche perché siamo un ente europeo e l'Europa investe nella cultura, perché la cultura è economia, perché le aree rurali crescono attraverso la cultura. Grazie a tutti e buona serata. Questa sera abbiamo la fortuna di avere un colosso della musica classica, una vera eccellenza italiana nel mondo, io oserei dire maestro nell'universo, se mi permette. e avremo anche la fortuna di ascoltare dei giovani talenti che faranno una sorta di copertina a questo evento, e i primi ad esibirsi saranno Francesco Mazzonetto e Indro Borreani. Li accogliamo con un applauso, grazie.
Concerto 4 di Mozart, che questo mostro sacro della musica compose in occasione della morte della madre. Quindi è una sonata veramente molto intima, soprattutto in questo secondo tempo, e sono sicuro che sentirete delle belle sfumature che Mozart ha scritto. Da una parte la tristezza e la malinconia, e dall'altra invece anche il bel ricordo che Mozart poteva avere di questa figura così importante per lui. Quindi buon ascolto.
Non ci possono toccare i microfoni. Ah, ok. Adesso dobbiamo farli disinfettare. Volevo cogliere l'occasione per ringraziare il maestro, veramente, perché questa serata ce l'abbiamo noi tre grazie a lui. Ma il mondo della musica classica ha tanto grazie a lui, e non credo che si abbia pieno la percezione di quanto grande è stato quest'uomo per la musica classica e per quello che rappresenta per noi la musica classica. Quindi davvero un grande applauso. A condurre la serata un grande amico e caporedattore del TG1, il dottor Angelo Angelastro. Ok, adesso questo lo posso toccare. No, lo facciamo, lo possiamo sanificare? Prego, maestro, un applauso al maestro. Prego. Il microfono lo può tenere il suo, se certo. Facciamo sanificare. Grazie. Sì, sì. Grazie mille. Purtroppo quest'anno il Covid ci costringe a queste pause. Il suo maestro è già stato sanificato. Ah, vedi. Grazie. Questo è tuo, guarda. Sì, no, ma... sì, sì, non mi Buonasera a tutti. Entrerei subito in argomento. Quel diavolo di un trillo, lei mi diceva oggi pomeriggio il titolo del suo libro è stato deciso dalla casa editrice, che ha parafrasato una celebre sonata di Giuseppe Tartini, il trillo del diavolo, una sonata alla quale lei è particolarmente legato per ragioni biografiche e artistiche. Mi raccontava che a Pirano in Istria, dove lei è nato, c'è davanti alla casa della sua famiglia una statua dedicata a Giuseppe Tartini, e il trillo del diavolo è stata una delle sue prime incisioni. Dunque, il trillo del diavolo, sì, è il titolo di una celebre sonata del 1700 di Tartini. Tartini è stato uno dei grandi compositori violinisti di cui l'Italia è stata ricchissima nel 1700-1800, tutta una schiera a partire da Vivaldi, Corelli, Veracini, Tartini, tutti i nomi che possano sembrare oggi sconosciuti perché purtroppo non vengono molto eseguiti, ma fino ad arrivare a Paganini. Paganini, che è stato l'apice, il fulcro del violinismo di tutti i tempi. Allora, il trillo del diavolo, il titolo di questa sonata viene da un sogno che l'autore fece, da un sogno si sognò che il diavolo veniva, gli prendeva il violino e suonava una musica meravigliosa come non aveva mai sentito prima. Allora, quando si è svegliato dal sogno, ha afferrato immediatamente la carta, penna e matita, e ha cercato di riprodurre sulla carta quello che aveva sentito nel sogno, ma dice: non riuscivo a riprodurre la stessa meraviglia di quello che aveva udito, quello che il mio orecchio aveva sentito. Comunque lui compose questa sonata del trillo del diavolo, che è uno dei capisaldi della letteratura violinistica classico-romantica. Ecco, questa è la storia del trillo del diavolo.
E possiamo dire che questo titolo ha in qualche modo avvalorato l'idea che il suono del violino sia un suono un po' misterioso, qualcuno addirittura si è spinto, forse con eccessiva fantasia, a definirlo un suono diabolico. Beh, il violino ha un suono particolare, si avvicina molto alla vocalità, alla voce umana. Tutti gli strumenti a corda, quando si dice che uno strumento suona bene, si dice canta bene. Perché canta? Perché il canto è la base della musica, la melodia, il canto. E gli strumenti a corda, che sarebbero violino, viola e violoncello, sono strumenti creati apposta a imitazione del canto. Non per niente l'Italia è stato il paese del bel canto, e questi strumenti, il violino, viola, violoncello, erano creati apposta per imitare le inflessioni, le coloriture, le timbriche della voce umana. E il centro di dove venivano fatti questi strumenti era Cremona, che fu la patria di Stradivari, Guarnieri, Amati, Guadagnini, che è stato proprio il centro della costruzione di violini più belli della storia, che con tutta la tecnologia, con il progresso della tecnica, non riusciamo più a riprodurre la stessa qualità del suono di uno Stradivari. C'è qualcosa di misterioso, io direi più che di diabolico, qualcosa di angelico, perché il diavolo che cos'è? Un angelo decaduto, no? Certo. Nella tradizione. Ecco. Il violino ha il suono angelico, quando il suono è bello, ha questa suadenza, questa coloritura, è un suono vicino alla voce degli angeli. E gli angeli sono qualcosa di positivo, il diavolo sarebbe qualcosa di negativo. In questo bel racconto della sua vita che ci ha regalato nel libro, il cui titolo abbiamo citato poco fa, mi ha colpito molto questa immagine di questo padre che accompagna Unuto Ughi appena ragazzino dall'Italia a Parigi in automobile per incontrare il maestro e anche per incontrare il suo famoso strumento, lo Stradivari, che poi sarebbe diventato suo. E questo lascia immaginare una grande attenzione della famiglia al percorso artistico che poi lei avrebbe fatto. Io penso che un giovane, se non ha nella famiglia un appoggio sia materiale che umano, difficilmente fa le cose da solo. Io ho avuto la fortuna di avere una famiglia che amava la musica. Mio padre suonava, era avvocato, faceva una tutt'altra cosa che il musicista, però suonava per il proprio piacere e veniva da una famiglia di appassionati di musica. Io penso che ogni musicista deve avere un humus culturale nella famiglia, nell'ambiente dove vive. Una pianta per crescere ha bisogno del concime, del nutrimento. E così mio padre mi ha aiutato moltissimo col suo entusiasmo, con la sua voglia di fare le cose bene. Io vedo anche questi giovani ragazzi che suonano, sono tutti di famiglie appassionati, che anche Indro, il pianista che suonerà, sono sostenuti veramente dalla famiglia. Purtroppo oggi in Italia questo sostegno per i ragazzi non c'è più nelle scuole, manca completamente l'educazione musicale. Si studiano tutte le materie, si studia storia dell'arte, storia della letteratura, la musica è il fanalino di coda, come se noi non fossimo il paese che ha dato i natali ai maggiori musicisti del mondo. Tutti sono venuti a studiare in Italia, gli stessi maestri della Germania si ispiravano
ai musicisti, ai compositori italiani durante il 1700-1800, con il bel canto, con l'opera. L'Italia era il paese della musica. E adesso siamo diventati il fanalino di coda d'Europa, perché non c'è mai stata una coscienza di quello che eravamo, una coscienza culturale, etica, estetica. Nella scuola completamente viene ignorata la musica, e questo è stato, questa cosa è stata denunciata dai più grandi musicisti italiani come Claudio Abbado e Riccardo Muti, che fanno appelli continui. Tutto rimane muto come prima, e le cose non cambiano. Lei cosa, dottor Angelastro, lei che ha lavorato nella RAI, questo, lei sa benissimo che in Italia avevamo 4 orchestre sinfoniche di valore internazionale: Milano, Roma, Napoli e Torino. Di queste 4 orchestre ne hanno ridotta una sola orchestra per 60 milioni di abitanti, quando sappiamo che Seoul in Corea ha 15 orchestre, una città ha 15 orchestre. In Italia non abbiamo neppure i soldi per mantenere 4 orchestre. E la cosa più grave è stata che nessun intellettuale, nessun musicista e nessun critico musicale ha fatto una vera e propria protesta sentita. In un altro paese ci sarebbe stato un movimento di opinione per protestare, per cercare di ritardare. Invece la cosa è morta senza colpo ferire, nel silenzio, nell'assordante silenzio degli intellettuali. Torneremo su questo. Io la vorrei riportare nel silenzio di quella bottega, di questo antiquario liutaio di Parigi, che le mostra per la prima volta questo straordinario violino, lo Stradivari appartenuto a Kreutzer, non aggiungo altro. Le emozioni che provò quella prima volta. Lei era poco più che un bambino, aveva 10 anni. Avevo 10 anni. Beh, sì, è la prima volta che mi trovai a contatto con uno Stradivari, e mi sembrò una cosa sovrumana e gigantesca, un suono infinito che usciva da questo strumento. Non avevo mai sentito una cosa del genere, un'emozione. E mi ricordo che mio padre mi disse: sarai bravo, se studierai un giorno forse potrei avere uno Stradivari. E questo Stradivari l'ho avuto dopo 10 anni di studi con Enesco in Francia. E non ha avuto solo uno Stradivari, ha avuto anche un Guarneri, quindi più tardi. Però mi creda, adesso non dobbiamo troppo mitizzare lo strumento. Lo strumento è un mezzo per arrivare a un fine. Può aiutare a interpretare meglio, però io ho sentito gente che non aveva Stradivari, anche gente così del popolo, di Zingari, per esempio, ho sentito Zingari, il violino è lo strumento degli Zingari, dei Bohemia, e ho sentito in Ungheria, in Romania, Zingari con violini da poco, rappezzati così alla bene meglio, con dei suoni meravigliosi, e ho sentito a volte gente che suonava con Stradivari con suoni bruttissimi, per cui è chi lo suona che dà l'impronta e la bellezza del suono. Lo strumento aiuta, è un complemento, ma non è l'essenziale, è un mezzo per arrivare a un fine. Lei ha fatto la sua prima incisione discografica a 16 anni, perché le date sono importanti, l'età con la quale il maestro ha potuto sviluppare la sua avventura artistica sono importanti. Non capita a molti musicisti poter incidere il primo disco a 16 anni o poter suonare il primo uno Stradivari all'età di 10 anni. Però è nota la sua insofferenza nei confronti delle incisioni discografiche. Lei ha anche espresso qualche giudizio piuttosto critico sull'applicazione delle nuove tecnologie sul suono dei musicisti di oggi. Perché preferisce
il concerto dal vivo alla incisione. Perché il contatto umano con chi ci sta davanti produce un'energia straordinaria, è un dare e avere, un comunicare e un ricevere. Allora, per me, chi suona deve avere qualcuno che ascolta davanti. Non sono d'accordo con certi, per esempio c'era un grandissimo pianista, grande pianista e grande artista, che diceva che lui suonava bene soltanto in studio discografico. Io sono assolutamente del parere opposto, che il pubblico, il contatto, l'energia che sprigiona chi ci sta davanti è un fattore di ispirazione, un fattore di intensità, aiuta moltissimo chi suona questi concerti in streaming che adesso stanno facendo purtroppo perché il pubblico non può andare ai concerti. Sono il frutto della disperazione, però meglio concerti in streaming che non concerti affatto, che cancellare i concerti. Io questa volta, quest'anno è la prima volta nella vita che per 6 mesi non ho dato concerti e mi mancava sicuramente il contatto della gente, perché suonare da solo è un conto, e suonare con chi ci ascolta è un'altra cosa, è una meravigliosa simbiosi che si viene a creare tra ascoltatori ed esecutori. C'è anche una straordinaria galleria di ritratti nel suo libro. Ha avuto l'opportunità di suonare con praticamente tutti i più grandi musicisti della sua epoca, e si potrebbero in questa galleria individuarne tanti. A me ha colpito in particolare un riferimento al violinista Isaac Stern. Dicevamo, lei riconosce a questo violinista una capacità piuttosto rara nel vostro mondo, quella di realizzare ciò che i tedeschi chiamano Heiliger Ton, ovvero il suono santo. Ecco, che cos'è il suono santo? Il suono sacro è una terminologia usata dai musicologi tedeschi. Sarebbe un suono allo stato puro, senza bisogno di forzature o di particolari cure, un suono. È difficile razionalizzare su che cosa si intenda per suono sacro, un suono che esce dallo strumento allo stato puro, senza sovrastrutture, senza qualcosa che lo accresca. Per esempio, non riesco a spiegarvelo bene stasera. Per esempio, degli adagi di Mozart, che hanno una purezza assoluta, che è musica allo stato puro, richiedono anche il suono allo stato puro. E in queste cose Stern, Isaac Stern, che è un grande violinista ebreo-russo, riesce meravigliosamente a creare questa atmosfera di immaterialità. Ecco, adesso mi è venuta la parola. Un suono quando è immateriale, senza le scorie della materia. Allora, questo sarebbe der Heilige Ton, che dicono i tedeschi. Ha collaborato anche con grandi pianisti. No, ma forse ve l'ho spiegato male. Perché? Ecco, non capito. Sapete che la musica va suonata, non spiegata. Certo. Qualche volta la parola uccide il senso della musica. No, comunque mi stava chiedendo. No, le stavo chiedendo per, diciamo, avviarci verso un territorio forse un pochino più divertente, un pochino più godibile, dal tono sacro dei tedeschi all'esuberanza di una pianista argentina, Marta Argerich, grandissima pianista, dal particolarissimo carattere. Mi raccontava raccontava anche in questo libro, che vi invito a leggere perché è veramente una bellissima lettura, mi raccontava che la costringeva a provare di notte perché lei di giorno dorme. No, è una pianista assolutamente geniale, una forse la più geniale donna del pianoforte di questo secolo.
degli ultimi 30 anni, diciamo. E lei è un animale notturno, riesce a carburare bene e a sentire, a trovarsi bene con se stessa da mezzanotte in poi. Da mezzanotte in poi sono tipi chiamati animali notturni o animali diurni. Io sono un animale diurno, io sono meglio di giorno e la sera mi può venire il sonno, che dovrebbe essere la normalità. Invece lei dorme di giorno e vive la notte. Allora, c'era una certa discrepanza, una certa incompatibilità anche energetica, perché lei voleva studiare quando io ero già stanco, però pur di suonare con una persona così geniale avrei passato anche un mese insonne. Un altro violinista, Nathan Milstein, diceva: finché sei in grado di eseguire correttamente i capricci di Paganini, significa che sai ancora suonare il violino, no? Questo forse si riferiva in particolare agli violinisti di una certa età. Paganini è stato il virtuoso emblematico e più grande che sia mai stato sul violino. Paganini, un nome leggendario, perché sapeva trasformare il violino in altri strumenti, aveva la genialità della timbrica, della velocità, della chiarezza perlacea, del suono di perla, e ha composto all'età di 16 anni 24 capricci. Capricci sarebbero degli studi di tecnica particolare, e ogni studio ha una applicazione diversa da un altro. Un violinista che riesce a eseguire correttamente, con un bel suono, con un'intonazione più o meno perfetta, vuol dire che sa suonare, ha le basi tecniche per il violino. Un grande violinista russo, Milstein, mi disse: finché riesco a suonare Bach e Paganini, vuol dire che so ancora suonare il violino. Così. Maestro, siamo al Festival delle Corrispondenze. Lei mi ha raccontato che non ama scrivere lettere, però a quanto pare ne ha ricevute tantissime. Amo ricevere le lettere e non amo scriverle perché sono molto pigro. Ma è molto bello ricevere testimonianze. Da persone che abbiamo conosciuto attraverso la lettera, attraverso il telefonino. Insomma, la comunicazione è assolutamente indispensabile, se no la vita finirebbe. Per cui la lettera è importantissima. Noi abbiamo le lettere di Beethoven, le lettere di Mozart, le lettere dei grandi, che testimoniano il loro carattere, la loro indole, la loro predisposizione. E grazie alla lettera, grazie allo scritto, non al telefonino, allo scritto, che possiamo conoscere, raccogliere le testimonianze dei grandi che ci hanno preceduto. E fra le persone che hanno scritto Autoughi ci sono personaggi importanti, naturalmente, come Giorgio Enesco, che è stato il suo maestro, sì, che le dette dei consigli particolari per la gestione del violino dal punto di vista fisico, oltre a tutto il resto. Una volta avevo forzato la mano studiando troppo e mi disse: devi fare questo, devi fare dei bagni d'acqua calda perché i muscoli devono rilassarsi attraverso l'acqua calda, e mi scrisse questo. Comunque ho ricevuto anche lettere con consigli interpretativi, di ascoltare altri interpreti, di ascoltare le testimonianze dei grandi che ci hanno preceduto. Per esempio, io ho avuto la fortuna di sentire le sonate di Bach, le suite di Bach, con Pablo Casals, che lui era un monumento di Bach. Lui diceva: ci vuole il massimo della disciplina e del rigore con il massimo di libertà, che sembrerebbe un ossimoro. Come si fa a essere rigorosi e liberi? Eppure il compito dell'interprete è trovare la libertà attraverso il rigore, e il rigore attraverso la libertà. Una cosa che sembra dualistica, ma
In effetti è molto importante da ragionare, da cercare perlomeno. Allora, maestro, ci fermiamo qui. Mi dice Maurizio che adesso tocca ad Andrea Tamburelli e Indro Borreani che suoneranno un altro brano, certo, che presenteranno loro stessi, credo. Sì. Bene, adesso sarà il turno di Pablo de Sarasade con Introduzione Tarantella, un pezzo appunto su un'introduzione molto melodica e molto, come dice giustamente il maestro, dal bel canto, e seguita da una tarantella con il tipico ritmo terzinato. Buon ascolto. Aspettando che aspettiamo un po' di luce da qua dietro, se non che guarda, ci siamo.
Posso rimanere solo se vuole, posso andare avanti a raccontare la sua vita io. Maestro, il microfono. No, è qui, ma non, lo deve prendere. Lo deve prendere lei, maestro. Allora, nel suo libro lei parla anche di Pablo Casals, che studiava tutti i giorni, mi confermi se ricordo bene, le suite per violoncello solo di Bach. È una specie di terapia artistica quotidiana. La sua qual è, maestro? Ognuno ha una propria terapia, un proprio sistema. Per esempio questi ragazzi che suonano benissimo lo strumento. Avete sentito questa tarantella di Sarasate? Per raggiungere questa perfezione, questa intonazione, questa chiarezza, devono studiare ore incessanti, un esercizio continuo, come l'atleta che si allena prima della gara. E sapete cosa diceva Paganini? Se sto un giorno senza studiare, me ne accorgo io. Se sto due giorni, se ne accorgono gli altri. E se ne sto tre giorni, se ne accorgono i critici musicali. Comunque, ritornando alla domanda che lei mi ha fatto su Casals è stato un grande, purtroppo nessuno di voi può averlo sentito perché è morto già da in che anno è morto Casals? È stato un grandissimo violoncellista, quello che ha scoperto le possibilità infinite espressive del violoncello. E io l'ho conosciuto a Siena perché insegnava all'Accademia Chigiana, che era l'accademia più importante, la scuola più importante di perfezionamento musicale, dove venivano i più grandi interpreti, i più grandi maestri, da Segovia per la chitarra, Casals per la
il violoncello, Celibi Dacche per la... sono tutti nomi che possono sembrare sconosciuti perché erano nomi di grandi di una volta. Adesso quando la musica circolava in Italia era una cosa viva. Ormai la musica in Italia ha perso un po' del suo... non della sua attrattiva, ma ha perso la sua importanza per mancanza di istruzione nelle scuole. Non sappiamo neanche più chi era. Sappiamo chi era Zucchero, sappiamo chi era Jovanotti, sappiamo chi è Vasco Rossi, non sappiamo chi è Giuseppe Verdi o Rossini o Puccini. Questa è la realtà italiana. Non siamo qui a fare un processo. Guarda che non sono venuto qui per polemizzare, dico le cose che mi vengono in mente, poi potreste anche contraddirmi, dirmi che non siete d'accordo con me. Non, dove sono arrivato? No, cosa mi aveva chiesto? Le avevo chiesto qual è la sua terapia artistica, ma fa una certa terapia, ma terapia sa di un malato, no? che deve guarire. L'ha chiamata lei terapia però nel libro. Parlo di terapia. Sì. No, diciamo che ognuno ha un proprio sistema, una propria etica di lavoro, per cui non esiste un sistema che va bene per tutti, come non esiste l'interprete assoluto che fa bene tutto. Siamo purtroppo settoriali, siamo limitati. Ognuno fa quello che dove riesce meglio. Allora, come terapia, ritornando a questo, studiare tutti i giorni, studiare come fanno questi ragazzi che per fare una cosa di Wieniawski o di Schumann, quello che farà, devono studiare 5-6 ore al giorno, sacrificando veramente quello che io ammiro dei giovani, sono degli eroi, perché nessuno gli dà lavoro oggi. Sono degli eroi perché devono fare tutto da sé, con la forza della propria volontà, con la propria disciplina. Però il traguardo domani, oggi hanno suonato qui questo bellissimo festival grazie alla passione dell'organizzatore che è bravissimo, però quando vanno a casa quali porte si aprono, quali traguardi hanno? Sì, qualche invito per sentito dire, ma non c'è una politica culturale che aiuti, incentivi i giovani, come per esempio in Giappone o in Cina, paesi di cultura riflessa che però hanno capito l'importanza della cultura e fanno moltissimo. In Giappone ci sono migliaia di bambini, decine di migliaia che studiano lo strumento, anche se non diventeranno dei violinisti o dei pianisti, hanno un senso di disciplina che li impedisce di prendere la droga, li impedisce i vizi, li impedisce l'alcol, perché hanno un senso di disciplina, di dovere morale verso se stessi e verso la propria arte. E questo è molto importante. Io ho conosciuto in Venezuela c'è stato uno degli esempi più straordinari, che Abreu è stato ministro della cultura e lui è andato nei quartieri più fatiscenti di Caracas portando gli strumenti ai ragazzi, insegnandogli a suonare, e portava naturalmente dei maestri bravissimi, ma ha speso, era un missionario della cultura in un paese ancora sottosviluppato, ma poi sono riusciti a creare centinaia d'orchestre di bambini dagli 8 ai 13 anni. E io quando sono andato in Venezuela mi ha portato a sentire queste orchestre che suonavano meravigliosamente bene, ma anche meglio di certe orchestre di professionisti anziani, perché i ragazzi hanno una fantasia e una voglia di fare straordinaria, basta saperli stimolare. E in Italia non abbiamo niente di tutto ciò. Magari ci fosse un Abreu era il nome di questo, che ha creato il suo sistema, il sistema musicale per insegnare ai giovani. Li ha tirati fuori dalle favela dove morivano di fame.
ha fatto veramente, è stato un personaggio straordinario. E Claudio Abbado, che è stato uno dei più grandi direttori del secolo, è andato in Venezuela, si è appassionato a questo sistema. Lui lo chiamava il sistema per insegnare ai giovani fin dall'età di 5 anni, ed era meraviglioso. Facciamo un passo al lato, maestro. Lei non è soltanto un grande musicista, è anche un grande viaggiatore, perché ho letto di tante opportunità che la musica le ha offerto di visitare, sì, il mondo, e lei non si è lasciata sfuggire nessuna di queste opportunità. No, per me il viaggio è un'occasione di imparare, una trasfusione di sangue nuovo, di imparare, di conoscere, di scambiarsi le opinioni, le idee con persone di culture diverse, di educazione diverse, di tradizioni diverse. Ed è affascinante. Ogni viaggio per me è un'iniezione di fiducia, di anelito verso il futuro, verso l'avvenire. E ho fatto tanti viaggi anche extra musicali, perché dopo le tournée di concerti io mi prendevo sempre 15-20 giorni per andare a visitare il posto. Allora sono stato tra gli indios dell'Amazzonia, ho preso la barca dei missionari, sono andato all'interno per conoscere come vivevano queste. E poi alla fine gli ho regalato dei dischi, un piccolo magnetofono, gli ho regalato e i dischi più ascoltati erano Mozart. Perché Mozart? Secondo voi perché? Mozart, più di tutti gli altri. Perché Mozart, nel suo processo creativo, non aveva bisogno di troppi intellettualismi, di troppi ripensamenti. Lui scriveva come la mente li dettava, il cuore li dettava. Beethoven, che era un musicista altrettanto grande di Mozart, qui non si parla di grandezza, si parla di comunicatività. Di Mozart è quello che comunica di più, perché la sua creatività è come una sorgente d'acqua che zampilla continuamente senza esaurirsi mai. Mentre Beethoven, che era un uomo profondissimo, doveva rifare le cose, era una creatività molto più elaborata e più sofferta. Allora ho parlato con psicologi che nelle musicoterapie l'autore che funziona di più è sempre Mozart, perché libera dalle nevrosi, dalle tensioni, dalle angosce. Mozart è un autore liberatorio, veramente. Però lei si è spinto anche in situazioni un po' particolari, perché evidentemente è anche coraggioso. Ha cercato di visitare i templi birmani dove le consigliavano di non andare di notte, per esempio. No, lì non era una questione di coraggio. Io sono andato in Birmania perché mi affascinava molto la cultura buddista e i templi buddisti dell'Ottocento, non del 1800, dell'Ottocento. Nell'Ottocento c'è questa valle dei templi di Pagan che tra le più belle architetture che si trova in Asia, e ho portato l'orchestra di Santa Cecilia, l'orchestra da camera, per un concerto lì, d'accordo con una catena alberghiera che pagava le spese di tutti. Purtroppo il giorno del concerto è venuta la guerra del Golfo, allora tanti hanno disdetto, non si è fatto più niente. E alla fine del concerto che cosa è successo? Lei si è inoltrato in una visita. Ma chi le dice tutti questi particolari? Mi ricorda cose che io ho completamente dimenticato. Vabbè, allora le posso ricordare i guaritori del Senegal? Ah beh, sì. Guaritori che hanno forze magnetiche naturali che riescono a guarire. Io mi ricordo una ragazza al nostro villaggio turistico che non aveva un'artrosi calcificata, non poteva muovere il braccio,
andavano tutti a nuotare così, e lei invece non poteva. Allora abbiamo deciso di portarla da un guaritore all'interno della foresta. E c'era questo guaritore che le ha messo la mano sulla spalla. Insomma, dopo un'ora di questo trattamento, la ragazza muoveva liberamente il braccio. Non so se, per quale ragione. La natura ha un'energia tale che può aiutare anche a guarire, credo. Questi guaritori sono persone che vanno all'interno del paese a raccogliere forze dalla natura, così dicono loro. E nell'isola di Pasqua a un certo punto si persero le tracce di Uto Ughi, che si era avventurato in una passeggiata solitaria proprio nel tentativo di captare queste energie che arrivano da queste terre particolari, è vero? Sì, ma lei mi ricorda tante cose che ho dimenticato. Va bene, passiamo da... No, io proporrei, se voi siete d'accordo, al gentil pubblico, se avete qualche curiosità, qualche domanda anche musicale o extra musicale, di esprimerla. Sì, no? Sì, certo, volentieri. Se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda. Di avere un dono, un piccolo pezzo, per quella corrispondenza di cui parlava prima. Ci faccia un dono. Non ho capito. Un pezzo suonato da lei, vorrebbero sentirla suonare. Ma non ho lo strumento. Non ha il suo strumento, maestro. Non ho lo strumento con me. No, non è possibile, signora, perché farei veramente una brutta figura. Allora, maestro, lei ha parlato a proposito del rapporto fra sofferto, anche per molti aspetti che genera tristezza, fra il nostro paese e la musica. Ha parlato della peculiarità delle orchestre italiane, no? Che sono capaci di un bel suono che ci viene riconosciuto un po' ovunque nel mondo. Sì. Ecco. Può spiegarci meglio che cos'è questo bel suono italiano? Guardi, il bel suono viene dall'anima, dal cuore, dalla sensibilità. I tedeschi, per esempio, curano meno il suono nel senso del suono fisico sullo strumento. Guardano più la coralità, l'insieme, un lavoro d'équipe, un po' quello che succede anche nella politica, che l'italiano è molto individualista, riesce difficilmente a legare con lo spirito di gruppo, no? Mentre i tedeschi hanno uno spirito di gruppo, hanno gli italiani sono troppo individualisti e qualche volta eccedono sono prime donne. E nell'orchestra non ci devono essere troppe prime donne per avere l'insieme perfetto. Bisogna sapersi ascoltare. Ecco, gli italiani si ascoltano poco, ascoltano se stessi e si beano delle loro qualità naturali del bel suono. Invece i tedeschi o gli inglesi si ascoltano molto di più, imparano. La vera democrazia non è in Italia. La vera democrazia si trova fuori. L'italiano è più per la dittatura. A proposito di dittatura, potrei chiederle, per esempio, sì, perché non abbiamo parlato per niente di loro, qual è il suo sentire, diciamo, prevalente nel rapporto con i direttori d'orchestra e quali sono le persone, quali sono i direttori con i quali lei si è trovato meglio? Beh, guardi, i direttori d'orchestra spesso sono delle prime donne che non amano i solisti vicino. E allora il solista può
non offuscare, può attenuare la figura importante del direttore d'orchestra. Però io rispondo a una domanda che mi fanno spesso: lei vorrebbe fare il direttore d'orchestra o è contento di essere solista? Il direttore d'orchestra ha una responsabilità collettiva di tutto l'insieme, però una volta che prepara l'orchestra, che ha fatto le prove giuste, che ha trasmesso la sua concezione musicale, una volta questo rimane, e anche se un giorno si sente meno bene, però con tante prove che ha fatto, qualcosa viene fuori, mentre il solista vive delle sue forze del momento. Allora, basta un piccolo malore o una piccola debolezza, una qualsiasi cosa negativa che può influire nel suo rendimento. Per esempio, dicono che Paganini, dopo un concerto, stava ore e ore e ore disteso per recuperare le energie che spendeva del concerto. E poi non c'è nessuno che ci difende, noi siamo nudi davanti a un pubblico che ci ascolta e che ci giudica individualmente se sbagliamo la nota, mentre il direttore dice è l'orchestra che ha sbagliato, non io. Quindi non le faccio la domanda qual è il direttore d'orchestra col quale si è trovato meglio. No, per carità, ci sono direttori d'orchestra che si amalgamano. Tutto dipende dall'egoismo personale o dalla volontà di fare le cose bene insieme. Per esempio Karajan, che era una grande prima donna, era un uomo di una personalità gigantesca e grande prima donna, però sapeva anche adeguarsi ai solisti, perché era troppo musicista, era troppo profondo per essere soltanto lui stesso. Allora si adeguava ai solisti e ha fatto delle interpretazioni memorabili. Io non ho avuto la fortuna di suonare con Karajan, ma ho avuto la fortuna di avere dei grandi direttori come Savallic, come Celi Vidache, come Pretr, grazie. E tutti si adeguavano, cioè mi aiutavano a dare il meglio di me stesso. Ecco, il vero grande musicista e anche generoso umanamente deve aiutare l'altro a dare il meglio. Invece anche il grande direttore egocentrico, egoista, gli dà fastidio quello che sta vicino a lui. Così. Io avrei un'ultima domanda, anche perché possiamo andare ad libitum? È rischioso, eh? Allora, no, diciamo che non è l'ultima domanda, però gliela faccio lo stesso. Lei si è sempre detto nemico del cattivo gusto, non solo in musica, in generale, forse per ciò che concerne i rapporti umani, per ciò che concerne la società italiana. Devo desumere che si trova a disagio nella società italiana di oggi? Beh, società italiana è una cosa troppo vaga e troppo estesa. E poi il gusto è una cosa soggettiva, c'è a chi piace una cosa e a chi non piace la stessa cosa, però esiste anche un assoluto, esiste, io sono contro la dittatura del relativismo, come diceva il Papa Ratzinger, che oggi prevale la dittatura del relativismo, che è tutto relativo, invece non è tutto relativo, esiste un meglio, esiste un peggio, esiste un eccellente, esiste un pessimo, basta saperlo distinguere, e questo si può raggiungere attraverso l'educazione, attraverso la cultura e attraverso la consapevolezza. Senza questi elementi di conoscenza non si può distinguere quello che è di buon gusto e quello che è di cattivo. Per esempio il Festival di Sanremo, scusatemi. Adesso io dirò una cosa che forse non vi piacerà. Non vi piacerà. Io mi ricordo il Festival di Sanremo di una volta, quando c'erano le belle melodie che si potevano ripetere a casa, si potevano gustare, perché la musica popolare è importantissima, la musica popolare ha ispirato i più grandi geni della storia, Mozart, Tchaikovsky,
Brahms, con le danze ungheresi, tutta musica popolare che poi è stata sublimata nella musica classica. Quella che ascoltiamo noi oggi, attualmente, al Festival di Sanremo, sono urli, sono berciamenti, sono... Io non mi riconosco in questo genere di musica, ma non ve lo dico per snobismo, perché a me piace moltissimo la musica popolare. Mi piaceva Mina, mi piaceva Modugno, perché avevano una melodia. Oggi quello che manca alla musica è la melodia. La melodia è la componente essenziale della musica. Il resto è armonia, è una cosa di accompagnamento, però la musica senza una melodia non è più musica. Non so se siete d'accordo con me. Un omaggio alle violiniste italiane dimenticate. C'è nel suo libro un riferimento alle donne che hanno dato tanto a questo strumento, che sono state anche un po'... Donne, sì, strumentiste, violiniste. Beh, donne. No, diciamo che oggi... c'è quasi una prevalenza di donne rispetto agli uomini. No, i suoi riferimenti erano alle figure importanti del passato. Ah, del passato? Beh, sì. C'è stata Gioconda De Vito, che era una grande violinista, Pina Carmirelli. Grazie a Dio abbiamo Anne-Sophie Mutter, che è una grandissima attuale violinista, e che all'età di 15 anni, di 13 anni, era sbalorditiva come suonava con Carrère. Per cui non c'è un calo della presenza delle donne, c'è un calo delle personalità. Ecco. Forse una volta c'erano personalità come Rubinstein, come Rostropovich, questa, ne vedo meno. C'è un progresso della tecnica, della manualità, a scapito però della personalità interpretativa. Una volta... quando si andava a un concerto di un grande interprete, si ricordava per una vita. Oggi si va a un concerto, dice che bravo, bravissimo, non ha sbagliato una nota, e poi dopo qualche giorno si dimentica. Ma forse non è colpa dell'interprete, è colpa della società attuale che tende ad affossare e a dimenticare. Oggi si fa tutto in fretta, sono dei flash, ma non ci si sofferma su niente. Perché la gente ha sempre fretta di andare dove? Di correre verso... ecco. Qualcuno che dissente su quello che sto dicendo. Che cosa è mancato all'avventura artistica di Uto Ughi? È mancato qualcosa? Ogni giorno io sento qualcosa che mi manca e che potrei fare meglio, ma... dirmi che cosa è mancato, forse un senso di autocritica che dovrebbe essere più spietato, dovrei essere più spietato con me stesso e accontentarmi meno di quello che faccio. Non ci credi? Grazie maestro. Ok, la parola i ragazzi adesso devono suonare. È vero? Sì. Andrea Tamburelli e Indro Boreani, giusto? Sì, esatto. Avete già fatto? Allora no. Maurizio. Arrivo io? Questo non te lo posso dare. Andrea Tamburelli. Andrea Tamburelli e poi Indro in chiusura. Paganini. No, c'era anche un intervento. Non me l'avete scritto, ragazzi. No, c'era. Dove? No, spiegamelo, dove? Fammi vedere. Qui, anzi, ok. Facciamo dopo. Sì, facciamolo. Il primo brano che vi eseguo è lo studio opera 10, numero 12 di Frédéric Chopin. Chopin scrisse, influenzato da Paganini, i famosissimi 24 studi, che sono un capisaldo della letteratura pianistica, esattamente come i 24 capricci per il violino, dove naturalmente ogni studio
ha una specifica difficoltà tecnica, in questo caso l'agilità della mano sinistra. Perché è caduta di Varsavia? Non è un nome dato da Chopin, evidentemente. Si pensa, la tradizione vuole che lui l'abbia scritto di getto trovandosi a Stoccarda nel 1831, quando seppe che la sua amata patria, in particolare Varsavia, era stata presa dall'armata russa. Buon ascolto. Anche direttore d'orchestra russo, e per certi aspetti è simile come carattere a questo studio. Sentirete la drammaticità, in particolare l'agilità, è in sostanza uno studio per la mano sinistra, e in questo momento musicale Rachmaninoff esalta in particolare la drammaticità della mano destra. Thank you.
Francesco Mazzonetto. Un applauso. Allora, il primo brano che vi propongo stasera è uno studio di Schumann, tratto appunto dai Capricci di Paganini. Schumann compose quest'opera, composta appunto da 6 studi, traendone ognuno da un particolare capriccio. E Schumann alla fine gioca con questa materia sonora, l'ha adatta anche molto al suo spirito, che sappiamo essere molto peculiare. Era un grande innovatore, un grande trasformatore, e riesce anche a innovare questa materia dei capricci, mantenendo comunque la fedeltà a quello che era la melodia del violino, però poi rendendola molto pianistica e molto anche schumanniana, come potrete sentire. Quindi vi auguro un buon ascolto. Che è Clair de Lune di Claude Debussy. È un brano che è inserito appunto all'interno di una più vasta suite, che appunto prende il nome di Suite Bergamasque, un nome appunto che rimanda molto anche al concetto di
di maschera, qualcosa che può anche camuffare la realtà, è qualcosa anche che molte volte va visto da lontano per poter bene comprendere che cos'è questa maschera. E quindi all'interno di questo Clair de Lune c'è una melodia che esce allo scoperto, ma è un po' una melodia, come si può dire, composta da tante piccole parti che prese distintamente potrebbero non formare nulla di melodico, ma che poi unite tutte insieme formano una meravigliosa materia sonora che è quella di Debussy. E questo brano veramente lascia a voi la libera interpretazione, vi può portare in cima alle montagne, al largo nel mare, vi può portare veramente ovunque, ed è appunto uno dei capolavori immortali di questo grandissimo compositore francese. Buon ascolto. Thank you.
abbiamo avuto ospite un grande violinista, non potevamo non chiudere con un grande violinista, perché è un ragazzo giovane, ma secondo me ne sentiremo parlare, vero maestro? Sicuramente, ma ne sentiamo, lo sentiamo già. Io credo che ci ricorderemo della tua presenza qua tra qualche anno. E il maestro parlava dei 24 capricci dei Paganini e tu suonerai il numero 24. Prego. Sì, dopo tutta la sera che si sente parlare di questo Paganini, Schumann che prende da Paganini, tutti che prendono da Paganini, adesso si fa Paganini. Paganini. Il capriccio che eseguirò è sicuramente il più famoso. Numero 24, in La minore, è un tema che anche le pietre conoscono veramente. Credo sia uno dei pezzi più trascritti per altri strumenti di sempre, perché Rachmaninoff, Brahms hanno trascritto per orchestra, pianoforte, orchestra e pianoforte. Questo pezzo è veramente una pietra miliare del violinismo e non solo, della musica in generale. Buon ascolto. Thank you.
bello sentire questi applausi. Non c'è moneta che vi ripaga, però io una piccola monetina mia personale, una piccola borsa di studio, come ho detto in precedenza, noi quest'anno abbiamo istituito un fondo sostegno, ma mi sono fatto prendere un po' dall'entusiasmo, l'abbiamo terminato, di conseguenza per voi ho provveduto io personalmente una piccola borsa di studio simbolica, naturalmente. Grazie. C'è qualcosa dentro, prego. Grazie. Solo un attimo, promettendovi che adesso vi conosco, noi un po' di cose durante l'anno le organizziamo, abbiamo sempre un occhio verso i giovani con talento, dunque state certi che ci rivedremo. Prego. Grazie. Volevo, penso a nome di tutti e tre, ringraziare appunto l'organizzazione per questo gesto, perché come tutti sappiamo sono dei tempi veramente molto difficili. Molte volte quando le persone vedono un musicista pensano a volte addirittura a un perditempo. Infatti la domanda subito dopo è: cosa fai, diciamo, per lavoro? Invece noi, questo è il nostro lavoro ed è un lavoro veramente che facciamo con tanta passione sempre per voi. Quindi vi ringraziamo molto. Grazie. Io pure posto, perché vorrei di nuovo qua il dottor Angelastro e il maestro Ughi per due battute. Il maestro Ughi ha lavorato per circa 10 anni con un pianista umbro, Tullio Macoggi, e oggi ha scoperto che il comune di Perugia gli ha dedicato una via, gliel'ho fatto presente io, ma ha qualche aneddoto da raccontare, e siccome era un nostro conterraneo, maestro, 2 secondi, mentre si accomoda, vi ricordo che ci sono i libri in fondo del maestro. Il maestro si è reso disponibile anche a fare qualche autografo, vero? Sì, certo. Ok, allora, dunque, chi vuole può acquistare i libri e dei CD con Beethoven, perché quest'anno è un anno... È l'anno di Beethoven. Pensavamo di fare tantissimi eventi legati a Beethoven, ma purtroppo... Certo. Il coronavirus ci ha bloccati. Prego. Lo racconto io, lo racconta lei. Tullio Macoggi. A proposito di questo pianista di cui parlava il direttore artistico, è stato uno straordinario musicista di Perugia. Lui veramente era milanese, ma ha vissuto a Perugia, io l'ho conosciuto a Perugia, e ho fatto con lui tantissime tournée in Italia, all'estero, siamo stati in Sudafrica, in Sud America, ed era una personalità eclettica, di grande senso degli humor. Era fare una tournée con lui era come avere un film comico davanti agli occhi, perché sapeva trarre di ogni piccolo episodio degli spunti ironici, degli spunti di spirito che fanno bene. Dicono che il riso fa buon sangue. Io con lui ridevo, ma ridevo di gusto, perché era una personalità solare che emanava ottimismo, emanava un grandissimo senso degli umor. Tant'è vero che un giorno, parlando, ho detto alla figlia: guarda, è una via di mezzo tra Totò, Fernandel, De Sica e Sordi. Aveva un po' di tanti, era un personaggio comico. E lei si è un po' offesa, ha detto: ma non si parla di una persona andata in senso di comicità. Ho detto sì, invece la sua caratteristica era proprio di essere comico nel senso migliore, che i personaggi comici non sono dei pagliacci, sono allietano la vita, rendono tutto più leggero,
più, diciamo, più umano, ecco, più umano. E se lei, forse dottor Angelato ha sentito qualche, lui aveva accompagnato dei grandi solisti, aveva fatto tante cose per la RAI anche, e ci sono ancora dei video, non soltanto di me con lui, ma di anche altri artisti. Così. Sì, ma una volta, giusto per stare agli aneddoti, ha messo in difficoltà il vostro gruppo quando eravate in Africa in un safari, mi pare, no? Ma lei ricorda tutto. Ricorda cose che ormai sono lontane nella mia memoria. Io mi ricordo che una volta in Africa, dopo una tournée, avevamo fatto un safari e, al Kruger Park, che è il parco nazionale degli animali, un po' come in Kenya, ma in Sudafrica ancora meglio. Comunque era proibitissimo scendere dalle jeep che ci portavano a vedere, si diceva parco, ma era grande come una regione d'Italia. Allora facevamo centinaia di chilometri e era proibito scendere dalla jeep. Lui invece scendeva comodamente davanti a un gruppo di leoni e la guida ha detto: questo è pazzo, ci mette a repentaglio tutti quanti. L'ha fatto rientrare precipitosamente in jeep e siamo andati via, come quella del rinoceronte. Rinoceronte, va bene. No, ma comunque, scherzi a parte, Makoji è una figura un pochino particolare nel panorama del, diciamo, della vita musicale e anche in generale dell'espressione artistica, perché non era pur essendo un grande pianista, non era una persona... non era una persona che cercava notorietà, non era particolarmente ambizioso in cerca di continue conferme. Era un uomo che viveva del suo lavoro con coscienza, con serietà ed non lesinava tempo per le prove, perché oggi si tende a far tutto in fretta, preparare un concerto in poche ore. Con Makoji si preparava un concerto anche in una settimana e dava tutta la disponibilità del suo tempo, e questo io lo apprezzavo moltissimo. Giusto ricordarlo dunque. Bene, allora per ricordarvi una cosa, dopo questa bellissima musica che abbiamo ascoltato, io trovo che questi ragazzi, non più tanto ragazzi, ma questi giovani hanno un futuro meraviglioso davanti se saranno aiutati, come dice lei, se saranno aiutati dalle istituzioni, dai teatri, dalle orchestre. Una volta c'erano le gioventù musicali che organizzavano concerti per i giovani e li portavano a poco, li accompagnavano alla ribalta della notorietà. Oggi devono fare molto, rimboccarsi le maniche, far tutto da soli. Per cui dovete essere anche grati ai direttori artistici di questi festival che fanno il possibile per farvi conoscere, per far conoscere la musica a più gente possibile. Benissimo, grazie. Grazie a lei. Grazie maestro, abbiamo conosciuto l'uomo e devo dire che non poteva essere una serata migliore. Grazie ancora a voi tutti, un ringraziamento ancora al festival che ci ha ospitato questa sera, Corrispondenza, un grazie all'assessore Vanni Ruggeri, un grazie al GAL e a Francesca Caproni e soprattutto un grazie a voi perché il nostro successo siete stati voi e sarete voi anche domani. Grazie, grazie. L'Associazione I Mastri Musici, con la direzione artistica.